Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Continuano le review dei Tots e la Premier League e oggi andiamo a vedere reparto difensivo misto ad avanzato. Infatti partiremo con Van Dijk e Arnold, quindi del Liverpool, e poi invece andremo a vedere in game come si comporta il buon Son, ovvero il terrore per tutti quanti gli utenti di FIFA. Stesso, madonna mia, ma non si muove sto Son, raga. Mamma mia, raga, velocità stra fake, ma che è? Minchia, sta a pezzi sto Son. Allora, su Son, ti devo dire, a girarsi sembra che si giri pure discretamente. Non proprio bene, però. Da che non si è giocata ieri la... Bravo, Arnold. Arnold, fammi vedere quanto vale. Bravo, su Arnold. Oh, ma tiene pure una bella cavalcata, bel body type. Bravo, Virgil. Virgil pure con l'R2 mi sembra che si muova molto bene. Dai Son, ma come cazzo fai? Bravo Virgil. Bravo Son, bravo. Del Benevento. Bravo Arno, ok. Virgil. Sì, Virgil, così mi piaci. Se ne andava via o meno, bravo. A livello di autoblock, bene invece. Bravissimo Arnold. Tenete denti, poi per carità, magari se lo volete usare lo usate, ma non vi aspettate che sia questo fenomeno. Tanto Virgil, un altro bel recupero. There is nothing. Bravo Son, Zium! Qua la gasata, si è mosso bene. Madonna, bravo! Bravo Son! Allora, raga, partiamo da Arnold, che per quello che costa 4-4, rendimento alto normale, 1,80 m, 10 partite, si è regalato anche un assist. Mi sento di dire che è un ottimo terzino, però ne dobbiamo un attimo approfondire qualche aspetto, perché sicuramente è molto veloce palla al piede, quando c'è da ribaltare il fronte dell'azione o da recuperare qualche avversario che è partito in velocità, ci sta di brutto. Quello che però non mi ha fatto proprio impazzire è che con l'L2 si muove, si veloce, però alle volte fa fatica a mettere il piede, quindi se non schiacciate il tasto del contrasto, pare che risulta un po' passivo, nonostante comunque sia molto aggressivo, pecca lievemente in forza, infatti alcuni contrasti magari ve li perde, però poi per il resto ci mette una gran qualità, perché ha dei bellissimi passaggi, quindi quando ci tratta anche di dover lanciare l'esterno all'attaccante con un filtrantone ve lo fa bene. Quando si tratta di dover scivolare con l'L2, vi dicevo, si muove benissimo, infatti ha 84 di agilità, 92 di reattività, intercetta pure alla grande, però vi ripeto, tutto sommato, se voi lo guardate così dite cavolo che carta, in realtà non è questo campione assoluto. Forse io l'ho giocato da terzino, potreste anche pensare di fare quelle scelte esotiche e metterlo a centrocampo questo, però se alle volte con l'L2 peccava in intercettazioni a difesa, non oso immaginare a centrocampo. Però magari anche in momenti della partita in cui volete provare a smuovere qualcosa e cambiare le carte in tavola, lo potete piazzare. Quello che non farei è metterlo da esterno a tutto campo nel 3-5-2, perché è vero sì che ha qualità di passaggio, però gli manca la quinta di skill per poter dar fastidio, gli manca la finalizzazione perché c'ha un tiraccio, quindi tutte cose che all'esterno invece del 3-5-2 servono, quindi limitatevi secondo me di giocarlo terzino, potete pensare di fare qualcosa, metterlo in un 4-4-2 a centrocampo, ma il terzino è il suo ruolo, senza infamia e senza lode, buon giocatore, gli darei un 7,5, considerando anche il rapporto qualità-prezzo. Virgil invece è un giocatore che già so tutti quanti vi starete chiedendo com'è. 1,93 m di Cristiano, non costa poco perché costa quasi 800.000, anche se per me è destinato a calare pure lui.
Il problema primario è quel 78 di accelerazione, e questo 78 di accelerazione, quando si tratta di difendere in campo aperto, lo vedete, perché quando vi partono gli attaccanti da dietro, i vari Mbappé, eccetera, che sono delle trottole, sembra che a sto Virgil ci sta qualcuno che gli sta trattenendo il pantaloncino e fa una fatica immane a correre a campo aperto, nonostante abbia 95 di velocità scatto. Però la velocità scatto ti permette di recuperare più sul lungo, ma nel momento in cui quel 78 di accelerazione ti ha fatto perdere quel primo passo bruciante, già l'attaccante ti è partito e non lo prendi più, nonostante a correre un cavallo di 1,93 m. Poi, per quanto riguarda invece la fase difensiva, vi dico, a muoversi con l'L2 non si muove male, nonostante il 69 di agilità ha un ottimo 98 di reattività. Certo, non è agile quanto un Varane, un Militao, un Rudiger, però non si muove male. Anche Ruben Dias forse si muove meglio con l'L2 rispetto a Virgil. Quello che la fa da padrone su sta carta sono gli autoblock, perché è full automatico, non ve lo sto manco a raccontare. È una roba aggressiva all'ennesima potenza, visto che c'ha pure 96, 99 di forza, quindi quando si tratta di dover recuperare palla, questo è una garanzia. Poi ha pure dei buoni passaggi, 89 di corto e 97 di lungo, che non è una qualità da ignorare e da buttare via su un difensore quando si tratta di dover ripartire. Quindi diciamo che in una scala di giocatori che posso andare a preferire DC in una Premier, non credo di piazzarlo sul gradino manco più basso del podio. Diciamo che forse sta in una top 5, dove nella top 3 rimangono ancora Varane, Rudiger, Ruben Dias. Poi forse ci andiamo a mettere quella Laporte. Sto Van Dijk se la gioca un po' con la Laporte, secondo me. Però tutto sommato un 8 se lo merita. Stile ombra, manca a dirvelo, perché cerchiamo di boostarlo come possibile. Concludiamo con Son, e qua pure avrei da parlare, perché 4 di skill e 5 di piede debole, il solito, lo conosciamo. A costare costa, ma è un prezzo tutto sommato abbastanza giusto. Io l'ho giocato da punta, seconda punta, 10 partite, 8 gol e 10 assist. Partirei dalla velocità, perché è la cosa che più mi ha fatto triggerare. 92 di accelerazione con 97 di velocità scatto per un giocatore che fa una fatica immane. Cioè, vuoi che forse è dato proprio dal body type sto problema, ma non corre, cioè speed boost pressoché inesistente, fa fatica ad andarsene via in velocità, quindi da esterno lo sconsiglierei. Potenza tiro 96, finalizzazione 96, tiro dalla distanza 99, abbinato anche al tratto di tira a giro. Raga, questo quando c'è da segnare la porta la sfonda, sia da fuori che dentro l'area di rigore. Avete visto quanti tiri a giro, quando prende la mira e la scarica finalizza molto molto bene. Passaggi anche decenti, infatti avete visto i 10 assist in un attacco a 2 parlano per lui. L'agilità è un altro punto dolente, perché quel 94 di agilità con 99 di reattività e 73 di forza, io mi aspettavo che fosse tutta altra roba. Però, complice il fatto che è un giocatore di 1,83 m, complice il fatto che ha appunto un body type non proprio longilineo, non ha quella agilità tipica dei top, ok? A girarsi si gira, soprattutto quando magari concatenate, tiri cancellati, eccetera, va bene, non è un dramma. Però quando gli si becca quella partita di gameplay strano, quando fa quel primo tocco un po' con la palla che si allunga, fa una fatica incredibile. Ed è là che un po' mi ha fatto storcere il naso. Però se lo devo valutare nel complesso, ovviamente voto più basso di 8,5 non posso dargli, 9 non glielo do perché non c'è il 5 di skill. Però un 8,5 se lo merita tutto, perché AS forte è forte, stile intesa motore per cercare di migliorargli questa situation. E ruolo consigliato, vi ripeto, punta anche singola volendo, ma ruolo consigliatissimo, punta in un attacco a 2. Per questa review è tutto, raga, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto se avete provato questi giocatori. Io vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento alla piattaforma Viola, dove sono live ogni giorno. Non mi resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata e alla prossima al vostro Liberoschi. Ciao!